Salve a tutti e bentornati su A Game of Talks. Io sono Giorgia e questo è il canale interamente dedicato alle cronache del ghiaccio e del fuoco di Sua Maestà George Martin, saga dalla quale è stata tratta la purtroppo ben più nota serie Il Trono di Spade, ma che ci ha anche regalato belle perle come House of the Dragon, quindi insomma non ci possiamo lamentare. E che nasce questo canale, mi potrebbe essere chiesto. Già conosciamo la storia di Westeros, mi potreste dire? No, vi dico io. E se non mi credete, sedetevi qui con me mentre vi racconto le vicende che rendono epica questa saga. Sigla! Ciao a tutti ragazzi e bentornati. Scusate l'assenza, è stato un periodo di ansia e stress ai massimi livelli. Ho detto no, devo ritornare a pensare un attimo a me e non con la rush della mia vita che scorre e inesorabile intorno a me, come insomma quella di tutti, ma la stavo vivendo male, quindi mi sono ritagliata un po' di spazio per ritrovare me stessa e ripartire con le recensioni della seconda serie di House of the Dragon. Oggi andremo a parlare della prima puntata, A Song for a Son. Spero che l'abbiano tradotta come un figlio per un figlio, ma sapete, non lo so, io guardo tutto in inglese. Farò insomma tutta la recensione, quello che ho visto e ho provato. E poi ovviamente nei commenti sbizzarritevi, perché voglio sapere voi che cosa avete pensato, se siete d'accordo magari con quello che vi andrò a dire, o se invece appunto avete avuto un'altra esperienza mentre guardavate la puntata. Quindi, senza alcun indugio, cominciamo. Andrò in ordine cronologico rispetto alla puntata, quindi ho i miei appuntini e vediamo. Allora, sì, però bambini zitti. Intanto voglio cominciare parlando della nuova sigla. Raga, mi è piaciuta tantissimo, cioè il fatto che adesso è diventato un arazzo che si forma. Mi è piaciuto molto perché la sigla di Game of Thrones sia bellissima, mentirei a dire che non era una bella sigla o che non ci fosse una buona musica. Secondo me è stato molto intelligente legare nella prima serie sia la musica che il modo in cui viene costruita la sigla, cioè letteralmente, perché vedevamo comunque anche lì ingranaggi che andavano a creare comunque strutture come era nella sigla del Trono di Spade. E questo è molto intelligente perché comunque fai un filo conduttore per le persone che appunto devono decidere se guardare la tua serie oppure no. Invece nella seconda serie ho apprezzato molto che c'è questo leggero distacco, cioè tu ormai le persone le dovresti aver, passatemi il termine, accalappiate, cioè nel senso, se gli è piaciuto il prodotto della prima serie saranno qui per vedere il continuo, e quindi qui puoi prenderti uno spazio un po' più ampio. E anche nella sigla, nonostante tieni la stessa musica che è bellissima e continua a fare da filo conduttore, crei una sigla nuova, nuovissima, perché appunto è questo arazzo che si compone come se si cucisse appunto da solo e ci fa vedere tutta la storia dei Targaryen, quindi da Valyria, dal Doom di Valyria a poi i momenti salienti della loro storia, della storia dei Targaryen, fino ad arrivare al presente. Infatti si conclude, insomma, l'ultimo arazzo che vedi, che si vede formato, sono Rhaenyra e Aegon, entrambi sul trono, che diciamo sono pronti a dar battaglia. Quindi devo dire, sigla, io ho amato tutto. Si apre la prima puntata della seconda serie con diciamo con un'emozione per sempre, parole che restano così impresse nella mente, che è proprio Grande Inverno e gli Stark. Rivedere Grande Inverno è stata veramente veramente una grande emozione. Mi è piaciuto molto il fatto che in questa veste qui si vede, perché l'hanno ripreso da altre angolazioni, quanto Grande Inverno sia grossa, quanto sia imponente e anche molto austera, cosa che nel Trono di Spade, come ho parlato in tantissimi video, diciamo che da come viene ripresa sembra più una stalla rispetto a un vero castello. Veniamo appunto introdotti al nord con questo monologo di Cregan Stark, che è il Lord, l'attuale Lord di Grande Inverno. Bellissimo il discorso che fa Cregan quando ti spiega il concetto fondamentale
per gli Stark e fondamentale per il Nord, ossia il concetto di onore e dovere. Bellissimo perché, ripeto, nel Trono di Spade purtroppo questa cosa qui non l'hanno fatta vedere in questa veste molto solenne, anzi, ogni volta che gli Stark, o Ned soprattutto perché è lui l'unico che ne parla, di dovere e onore, viene sempre trattato come se fosse un deficiente. In realtà il dovere e l'onore sono proprio due dei tratti distintivi che hanno gli Stark. Sono su questo molto inquadrati, cioè non sono molto malleabili. Quindi vedere che questo spirito che hanno gli Stark, come viene trasmesso anche alla loro gente, che è la gente del Nord, è stato molto d'impatto. Io poi amo gli Stark, quindi sentire un discorso come quello che fa Cregan per me è stato veramente molto, mi ha molto colpita, ma perché mi ha ricordato molto i libri, quindi sono punti assolutamente in più. Un'altra cosa che mi è piaciuta molto, sempre mentre Cregan fa il suo monologo, è stato la sorta di sorteggio che si vede a Grande Inverno, cioè Cregan che cosa dice? Ci spiega che gli Stark, come il Nord, diciamo, il loro obiettivo primario è difendere il sud dalla minaccia del nord, quindi dalla minaccia che sta oltre la barriera. Ovviamente chi sta sul fronte della barriera sono i Guardiani della Notte. Guardiani della Notte, che Cregan ci spiega, sono persone criminali che comunque, non avendo più una vita loro, non hanno niente da perdere, quindi si concentrano, trovano, diciamo, un nuovo scopo difendendo il reame. Ma non solo, perché quando Torrhen Stark, che è stato l'ultimo re degli Stark, ma ne parleremo anche tra poco, quando è salito al potere, Cregan ci dice, cosa che nel libro non viene detta, quindi mi ha assolutamente affascinato questa cosa, anche dentro, proprio dentro casa Stark, viene fatto una sorta di sorteggio. Gli uomini, insomma, di casa Stark si mettono lì in cerchio, prendono in questa, allungano la mano dentro a questo sacchetto, ne estraggono una pietra e chi prende la pietra, mi pare nera, se non mi sbaglio dovrebbe essere nera, le altre erano bianche, ma se no è al contrario, dovrà unirsi ai Guardiani della Notte. Quindi Cregan ci spiega che a generazione, quindi ogni volta, anche una persona, anche un esponente della casata degli Stark va alla barriera. Cosa interessantissima, perché noi questa cosa qui non l'abbiamo mai sentita nei libri. Nei libri non viene mai detto, nessuno la sa questa cosa. Cosa che mi ha fatto pensare se sia il motivo per cui Benjen è finito la barriera. Non si sa perché Benjen sia andato effettivamente alla barriera. E però col fatto che tu, sceneggiatore, che comunque lavora con George Martin, perché vi ricordo comunque House of the Dragon è un prodotto che è prodotto proprio da George Martin stesso, non solo da HBO, ma anche dalla sua casa di produzione, quindi vuol dire che George Martin ha molta voce in capitolo questa volta sulle decisioni che si prendono. Essendo lui un produttore esecutivo, può mettere veti sulle cose che vengono fatte o non vengono fatte. Il fatto che hanno messo questa tradizione, che io, correggetemi se sbaglio, però non l'ho mai sentita, mi sono chiesta io chissà se è quello che è successo a Benjen e che poi magari poi Ned, sappiamo che comunque ha una visione diversa, differente di famiglia, magari ha messo fine a questa tradizione o magari no. Però è stato molto interessante perché non lo sapevo. Un'altra cosa che mi ha fatto un sacco piacere è stato il rimando storico. Vediamo appunto questi uomini che, prendendo queste pietre, uno solo, uno su 10, viene mandato alla barriera. Questa cosa io suppongo, credo, sospetto, che sia un rimando a una pratica romana che si usava non tanto per onore, più che altro per punire. Si faceva questa decimazione, cioè una persona su 10 in tutto l'esercito, quindi ogni 10 persone, una persona veniva sorteggiata per essere uccisa. Mi ha fatto molto 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 piacere questo rimando alla nostra storia, alla storia romana, quindi insomma mi ha molto molto affascinato. Un'altra cosa che si capisce dal discorso di Cregan è il fatto che in questo momento qui il Nord crede molto alla minaccia che è oltre la barriera, cosa che invece vediamo che nella
timeline di A Song of Ice and Fire, questa cosa si è persa. Cioè, c'è chi sicuramente al nord tende più a credere alle vecchie leggende, ma non è sentita così tanto. Cioè, questa minaccia che effettivamente viene dal nord, a cui poi devi prestare molto molto attenzione, che poi è il motivo per cui gli Stark hanno le parole, l'inverno sta arrivando, mi ha fatto pensare, dico, è incredibile che appena soltanto un centinaio di anni prima, comunque, le persone del nord ci credevano e gli Stark per primi prendevano così seriamente il loro dovere di dover difendere il reame contro una minaccia al di là e che probabilmente non è umana. Tramite sempre il discorso di Cregan scopriamo che la danza dei draghi, o almeno l'inizio, inizierà con l'inverno. Quindi io non me la ricordavo questa cosa, devo essere onesta. Quindi a quanto pare l'inverno sta effettivamente arrivando. E una cosa che mi ha fatto molto piacere è stato che Cregan descrive a Jace il fatto che quando l'inverno arriva, anche la neve che tu vedi lì al nord è una bazzecola, cioè quando arriva l'inverno tu proprio non c'è più niente, è tutto coperto dalla neve, cosa che nel Trono di Spade, io la neve dal Trono di Spade durante l'ultima serie, o almeno quando ha cominciato l'inverno, io ancora la sto aspettando, cioè Grande Inverno è rimasta uguale. Quindi, insomma, tutta sta minaccia, come al solito, non si sente. Cosa che invece, tramite questo discorso che Cregan fa insieme a Jace, dove Jace vediamo che da buon uomo del sud, ragazzo del sud, non prende così sul serio, insomma, queste leggende, non ne trova il motivo, molto intelligentemente ci vogliono far capire che la minaccia vera di tutta sta storia è la minaccia magica, che è appunto il tema, diciamo, centrale per quanto riguarda il cattivo, il boss finale, per quanto riguarda A Song of Ice and Fire. Cioè, abbiamo comunque un libro fantasy che è fondato sulla politica, quindi tutta la gente si ammazza e si fa guerra per politica, per sedersi su un trono, ma tutti ignorano il vero nemico. Nessuno pensa che ci sia un altro nemico a parte chi si dovrà mettere sul trono. Quindi il fatto che anche qui viene presa l'occasione per ricordare allo spettatore qual è la vera minaccia è bello, perché comunque ti aiuta a dar contesto. E mi piace il fatto che non si stanno allineando a quello che è successo nel Trono di Spade. Perché se uno parlasse appunto del Trono di Spade, diciamo che la minaccia magica la senti come non la senti. C'è tutto questo discorso sul fatto no, è la morte il problema vero, non ce l'avevamo. Mi piace che comunque appunto George Martin continua imperterrito a cercare in questa serie qui di mandare avanti i temi del suo libro. Un'altra cosa che qui fanno vedere bene, scusate, il nord mi prenderà molto tempo, ma perché ci sono state molte cose importanti secondo me, soprattutto insomma per il tipo di video che faccio io. Una cosa che è molto importante, che nel Trono di Spade non hanno mai inserito, sono le leggende. Allora, siccome A Song of Ice and Fire è un libro con una mitologia molto molto dettagliata, tant'è che infatti A World of Ice and Fire e Fire and Blood sono tra, diciamo, le opere che sono scritte come se i maestri hanno scritto un libro storico, ti fa capire quanto George Martin abbia comunque ben in mente tutta la storia di Westeros in generale, di Westeros ed Essos. Come tale, come noi, tante cose che vengono fatte, vengono anche tramandate tramite leggende. E no, ovviamente, insomma, sono anche richiami, magari tramite queste leggende tu hai, nei libri questo succede sempre, hai magari un insegnamento o magari hai un indizio su come potrebbero andare le cose in futuro. Ogni volta che esce comunque una storia, una leggenda, o comunque appunto qualcuno parla del passato, in A Song of Ice and Fire ne devi prestare
parecchia attenzione, cosa che invece nel Trono di Spade non hanno per niente fatto. Qui si parla di Torrhen Stark. Allora, Torrhen Stark, qui ho brevemente parlato poco fa, è l'ultimo re degli Stark, è stato l'ultimo re degli Stark. E l'hanno anche chiamato, io adesso ve lo dirò in italiano, ma ovviamente correggetemi, però il re che si è inchinato, perché appunto è colui che ha ceduto il nord e ha accettato di inchinarsi al conquistatore. Qui appunto una cosa che mi è piaciuta molto è stato il fatto che Jace diceva a Cregan il fatto che lui sperava che comunque potessero ancora, cioè, collaborare come fecero un tempo i loro antenati, cosa giustissima, ma mi è piaciuta molto la risposta di Cregan, cioè che è tipo, almeno ho avuto la decenza di non venire qui a minacciarmi con il tuo drago. Torrhen Stark infatti si inchinò, lo sappiamo tramite l'ultimo capitolo del gioco di Gioco dei Troni di Bran, dove appunto Bran ci racconta la storia di Torrhen Stark. Torrhen Stark si inchinò perché quando con i suoi uomini del nord erano pronti, diciamo, a valicare l'incollatura, vide i fuochi di Arrenal, perché Arrenal venne buttata giù da Aegon e Valerion. Vedendo che appunto erano riusciti a distruggere il più grande castello che esista su Westeros, Torrhen Stark ha detto no, cioè se dobbiamo andare a morire con sta bestia, non voglio mettere nessuno in pericolo, e quindi lui ha messo davanti il suo popolo e si è inchinato. Cosa che, diciamo, da parte degli uomini del nord non viene proprio presa come una grande mossa, nel senso, gli uomini del nord sono molto orgogliosi, morirebbero per la loro patria e quindi si sarebbero proprio buttati nel fuoco, peccato che poi muori, quindi in realtà come mossa politica ha avuto senso. Quindi molto bello il fatto che mi parli di Torrhen Stark, che per chi ha visto solo la serie del Trono di Spade non ha idea di chi cazzo fosse, però viene nominato nei capitoli di Bran molto molto importante, cioè comunque è un re importante degli Stark. E un'altra cosa che è stata molto figa è stato che hanno parlato di Re Jaehaerys e la moglie, la regina Alysenne. Allora, Re Jaehaerys dovrebbe essere l'ultimo, quello lì che è il re prima di Viserys, quello che vediamo nel pilot House of the Dragon, dove appunto lui e sua moglie erano andati al nord, perché appunto il re e la regina molto spesso fanno dei viaggi per conoscere i loro lord, vanno al nord. E le due bestie che c'avevano con loro, ossia Vermax e Silverwing, non vollero superare la barriera. E questo è sempre inerente al discorso che Cregan stava facendo sul fatto che al di là della barriera c'è un potere ancora più grosso, un potere che spaventa anche le bestie più forti che ci sono su Westeros. Quindi è bellissimo utilizzare la mitologia perché ci dà senso proprio di fantasy, cioè se io guardo un fantasy è perché comunque mi piace immergermi nel mondo, cosa che House of the Dragon secondo me fa perfettamente. Abbiamo idea appunto di tutte le casate che ci sono, da dove vengono, perché fanno le cose, e anche metterci le leggende secondo me è un touch incredibile e meraviglioso, quindi io adoro tutto. Anche un'altra cosa, qui Cregan dice una frase molto importante per gli Stark quando Jace gli chiede quindi, cioè, voi onorerete il giuramento che avete fatto a Viserys, e Cregan risponde: noi Stark manteniamo i giuramenti che facciamo. Importante, importantissimo proprio per darci idea di chi sono gli Stark. E poi questa scena si conclude con l'arrivo della lettera che annuncia a Jace purtroppo la morte di suo fratello Luke. Allora, qui arriva la cosa che non mi ha tanto convinto per quanto riguarda le tempistiche. Io sono molto attenta alle tempistiche. Allora, perché è stato detto che la prima puntata della seconda serie inizia 10 giorni dopo la morte di Luke. Ora, io non lo so quanto vanno veloci i draghi. Quindi magari in 4 giorni ci siamo arrivati a Grande Inverno.
Il problema è che se tu arrivi a Grande Inverno non sei arrivato alla barriera, perché Grande Inverno è praticamente al centro del nord e la barriera sta un fottio più su. Quindi a meno che ci siamo seduti tutti su Air Max e andiamo alla barriera in un giorno, diciamo che secondo me i tempi sono stretti, perché appunto cioè, magari ci hai messo 3 giorni da Roccia del Drago a Grande Inverno, ma almeno una giornatina da Grande Inverno alla barriera la dovrei aver fatta, e stiamo a 4 giorni. Poi torna indietro. Non lo so, boh, è stato secondo me un po'... Secondo me potevano allungare anche... Cioè, ma anche se uno mi fa, no, 10 giorni, 20. Cioè, però, secondo me stavamo un po' meno coi tempi, ma magari sono io che, cioè, mi accollo, il che può essere. Però, siccome io critico sempre le tempistiche nel Trono di Spade, trovo giusto anche criticare le tempistiche di House of the Dragon se non mi tornano. Ciao ragazzi, torno sempre sfranta dall'editing. Sempre per le tempistiche, m'era sfuggito il fatto che... Jace dice pure che hanno la Valle di Arryn, quindi vuol dire che lui è anche andato alla Valle di Arryn, tutto in 10 giorni, madonna, Vermax lo chiamano, non lo so, se non ci fosse già un Quicksilver lo chiamavamo così, però insomma, cioè, un po' veloci, cioè, secondo me appunto sti 10 giorni sono un po' pochi. E allora, una cosa che mi sono scordata di dire è un'altra cosa che mi è dispiaciuto, è il fatto che nel libro Cregan si affeziona molto a Jace. Jace passa molto tempo, diciamo, a Grande Inverno. Quindi mi dispiace il fatto che se lui è già tornato giù, non lo so se ritorna su. Cioè non so perché dovrebbe, perché ormai comunque la fedeltà degli Stark ce l'ha. Quindi non lo so, mi sarebbe un po' piaciuto un po' di più vedere il rapporto tra Jace e Cregan. Spero che insomma non sia la fine degli Stark, non sia la fine di questa amicizia, e vediamo insomma, però anche quello mi è dispiaciuto, sì. Dopodiché arriviamo alla seconda scena, dove abbiamo una Rhaenys che torna a Roccia del Drago con Mellis, il suo drago, e arriva un incazzoso e già pronto a far la guerra Daemon, che vuole che lui e Rhaenys prendano i loro draghi e vadano ad uccidere Vhagar, perché come dice anche Daemon, lui da solo a buttare giù Vhagar non ce la fa. E qui insomma vediamo che Daemon di nuovo cerca di sovrastare la figura di Rhaenyra come regina. Io non ho finito di fare le recensioni della prima serie, quindi ve lo dico qui. C'è un pezzo nella prima serie che a me diede molto, molto, molto fastidio. Ossia, mentre Rhaenyra sta partorendo Visenya, che nascerà morta, c'è questa scena disturbantissima dove tu hai tutti i consiglieri di Rhaenyra lì intorno al tavolo, che mentre sentono le urla di sta povera donna che riecheggiano nel castello, se guardano intorno, oh mio Dio, madonna, cioè poretta, no? Cioè magari dovremmo... Invece Daemon va avanti a parlare della sua strategia, di quello che loro dovrebbero fare. Allora, appunto, Daemon non è uno dei miei personaggi preferiti, cioè, o almeno... Daemon è un personaggio molto interessante, è molto grigio, è molto molto sfaccettato, ma fa delle cose che io onestamente non sopporto, appunto tipo questo. Lui tende a preferire il potere rispetto anche a sua moglie, e a me non mi basta che tu mi fai il contentino mettendomi la corona quando mi è arrivato, perché non è che tu mi stai a far un favore, cioè nel senso, Rhaenyra è la legittima erede per poi la parte dei neri, quindi cioè è più che giusto che tu quando mi arriva sta corona me la metti in capoccia, cioè non è che tu stai a fare proprio una cosa e dici oh madonna Daemon che bravo, no, cioè Daemon amore tu dovevi fare il che bravo a venirmi a dare una mano, cioè almeno a stare vicino a me un attimo mentre partorisco, cioè nel senso tanto adesso come adesso dove andiamo dobbiamo ancora cercare tutti gli eserciti da mettere insieme per andare a fare guerra a mio fratello se poi ci andiamo. Cioè, capito, nel senso, queste iniziative che lui prende, prima appunto con l'organizzare già la guerra e ora ancora voler fare comunque un atto
molto, cioè comunque che tu vai a prendere due draghi e andare a combattere contro Vhagar, cioè nel senso comunque stai attaccando in territorio nemico e lo fai non mettendoti d'accordo con tua moglie, che è la regina. Quindi è quello, nel senso lui ogni volta si sente, questo lo faceva anche con Viserys, si sente migliore, più bravo nel momento di regnare, cioè lui per lui è il migliore a regnare. Infatti anche quando poi mette la corona in testa a Viserys, in questo caso invece, lì è perché per la prima volta nella sua vita non si è sentito più forte di suo fratello. Lì si è reso conto del fatto che effettivamente, probabilmente, Viserys comunque la forza ce l'aveva, cosa che invece lui gli aveva sempre negato. Quindi, nel senso, io questo atteggiamento che ha Daemon nei confronti del potere, secondo me è un tema centrale per il suo personaggio e che va visto. Molto spesso, magari appunto, io vedo cosa viene detto anche nella fandom e secondo me Daemon, come Aemond, viene molto molto romanticizzato. Io non vedo quello onestamente, cioè non vedo un marito devoto, o comunque sì, cioè non vedo un marito innamorato o un marito devoto, perché nel momento in cui io sto partorendo, probabilmente potrei anche morire, poi tu che ti è già pure morta un'altra moglie, cioè nel senso mi aspetto che tu ti prendi queste ore per stare un attimo vicino a me se tu mi ami. Non che appena io volto le spalle tu cerchi di usurparmi, perché è quello che lui fa in continuazione. Cosa bellissima, infatti, che viene anche intata da Rhaenys, perché quando lui dice io ti ordino di salire su Melis e andare insieme lì, lei dice è come se tu fossi il re. Caer, ho amato tutto, infatti è per quello che Rhaenys è la mia queen of love and beauty, cioè proprio io mi inchino a Rhaenys, niente, proprio è la mia regina, cioè per me dovrebbe stare lei sul trono con Jace come erede. Poi appunto qui in questa scena ci viene detto che Rhaenyra al momento non è a Dragonstone e Daemon ci dice che è molto indisposta. Quindi poi vediamo che Rhaenyra è in questo momento andata a Capotempesta per cercare risposte. Cioè, lei ha avuto, come dice anche Rhaenys, ha avuto come si chiama? Il corvo, cioè è arrivato un corvo che gli ha detto che era morto il figlio e quindi lei vuole una chiusura, vuole vedere se è vero oppure no. Io ho visto nella fandom molte persone che si sono lamentate sul fatto che Rhaenyra ha detto poco, ha fatto poco. Ma raga, cioè io onestamente, cioè da un personaggio come Rhaenyra che sembra amare i suoi figli così tanto, io non mi aspetto che la prima cosa che fa è incazzarsi, cioè nel senso sì ti incazzi, ma non che vado a urlare vendetta. Io prima cerco una chiusura e vedere così tanta emotività per appunto il figlio perso. È stato molto toccante, è stato molto bello e questa puntata, appunto dal punto di vista di Rhaenyra e Jace soprattutto, è stata molto, mi ha impattato veramente tanto a livello emotivo e ho apprezzato tantissimo perché se noi prendiamo il Trono di Spade invece, questa sorta di dolore quando perdi un familiare non l'abbiamo mai avuto. Ricordiamo tutti come Jon, Bran, Arya e Sansa hanno reagito quando è morto Rickon. Cioè, lo guardi, non provi niente, non ti fai un pianto, cioè, capito, so anni che non te vedi. Quindi io in realtà ho molto apprezzato il fatto che per una puntata tu hai avuto un personaggio che era distrutta dal dolore, soprattutto perché hai comunque una persona come Emma Darcy che recita in una maniera divina, cioè emotivamente recita in una maniera divina. E non utilizzarla, non sfruttare l'emotività che ci mette nelle sue scene, cosa che a me tipo mi ha fatto innamorare di Rhaenyra nella prima serie, è stato proprio quello, è stato le sfumature emotive che Emma Darcy riesce a mettere nel personaggio di Rhaenyra. E questo dolore che lei prova per la perdita di Luke è, secondo me, avvolgente, cioè ti coinvolge, lo provi anche tu e io non. A me onestamente lei è piaciuta, cioè mi è piaciuto che l'unica cosa che ha detto nella puntata è stata io voglio Aemon Targaryen.
bellissimo, cioè bellissimo. Ah no, mi sono pure scordata di una cosa. Un'altra cosa che mi ha molto fatto male nell'anima è che ho scoperto io dopo, perché raga è così, non è che io dopo leggo le cose e dico ah è vero, è che Dermax e Arrax e Tiraxes sono figli di Syrax, che è il drago di Rhaenyra. Quindi è stato bello che comunque hanno, quando trovano i resti di Luke e di Arrax, anche appunto il ruggito che fa Syrax è stato carino. Cioè, secondo me, sapendo questa cosa, probabilmente ti tocca in un modo un po' di più. Cioè, nella serie non l'hanno detto, quindi magari l'avverti, ma magari non a questi livelli, non lo so. Io quando poi ho saputo che poi era la mamma, anche lei di Arrax, ho sofferto il doppio, quindi sì. Andiamo avanti con la prossima scena. Sì, dove appunto vediamo i primi atti di guerra. Quindi con la morte di Luke ovviamente i neri si cominciano a muovere, e visto che hanno la flotta grazie ai Velaryon, hanno bloccato praticamente l'insenatura dove si trova a Prodo del Re. Questo è, diciamo, classico per quando cerchi di bloccare gli approvvigionamenti della parte nemica. Quindi siccome comunque hanno a Prodo del Re, diciamo, commerciano con Essos, il fatto che tu chiudi, quello è una brutta botta. E quindi, insomma, mi è piaciuto che si comincia, cioè come al solito House of the Dragon è molto incentrato sulla politica, come sono i libri. È per quello che, per chi secondo me ha letto il libro, questo modo di raccontare comunque ti coinvolge, anche se ci possono essere critiche, cose che magari non sono piaciute, però il fatto che io riconosco gli stessi argomenti di cui si parla e come vengono trattati in A Song of Ice and Fire mi viene da piangere dalla gioia, perché, ripeto, come ho detto in tanti altri video, io mi viene da ridere a pensare che è stato creato, diciamo, la serie del Trono di Spade perché piaceva la politica, e di politica non si è mai parlato, perché non se ne parla. Per saperne di più, nel mio canale ho fatto qualche video, soprattutto la parte del guarda come ti sfondo Game of Thrones, dove appunto leggo ogni capitolo del libro e lo commento. Quindi se volete, insomma, vedere come si parla di queste cose nel libro, vi metto qui sopra la playlist, così ve la andate a rivedere. Una cosa che mi è piaciuta molto di questa scena è stata l'ingresso nel cast di Aelin. Allora, Aelin chi è? Aelin è Aelin of Hull, che io non so se è stato tradotto Aelin di Hull o se c'è un altro nome in italiano, però comunque in versione originale si chiama Aelin of Hull. Aelin of Hull è uno di quelli che si chiamano i Dragon Seed, ossia figli bastardi che discendono da gente che ha il sangue di Valyria. Aelin of Hull è uno di questi, ed è niente di meno che il figlio proprio di Corlys Velaryon. Qui non si è saputo ancora, e io non ho capito se Corlys lo sa, cosa che infatti ho detto molto interessante come la vogliono organizzare, perché se è così, devo dire, è molto figo. Mi fa pensare il fatto che Corlys non sappia chi sia il caro Aelin, a parte Aelin, uno della ciurma, anche perché Aelin è rasato, e perché sicuramente, io sono sicura che se c'avesse i capelli sarebbero bianchi come i suoi. E un'altra cosa è il fatto che è stato proprio lui a salvare la vita a The Sea Snake, quindi a Corlys. Quindi mettono, insomma, queste interazioni che ti fanno dire, ma c'è qualcosa di più, che succede? E anche Corlys sembra che se lo chiede, tipo, ma cioè, c'è qualche altra cosa. Quindi Aelin sarà probabilmente il frutto di una scappatella che può aver avuto il caro Corlys mentre stava per mare, ma probabilmente hanno deciso di fare che lui ora non lo sa. Molto interessante, mi ricorda un po' Gendry da questo punto di vista, quindi magari hanno deciso di fare un parallelismo, perché nel libro invece lo sai, cioè si sa che c'è questo figlio bastardo, si sa che penso che sia anche cresciuto lì a Driftmark con loro, quindi insomma, cioè, si sa, un po' tipo Jon, e diventerà molto importante perché ora Driftmark, diciamo che
ce l'ha, sì, cioè diciamo, ora c'è Joffrey, quindi ci potrebbe essere l'erede, ma Joffrey è piccolino, quindi diciamo che ora l'erede non c'è, quindi Driftmark al momento rimane scoperto. Quindi mi ha molto interessato e non vedo l'ora di vedere come si svolge, cioè se hanno voluto mettere questa dinamica di io non so che sono tuo padre, ma tu lo sai, e succedono cose che mi fanno fare, ma quindi può essere mio figlio? Cioè è possibile? E quindi mi è piaciuto perché comunque aggiungi parti umane, cose emotive ai personaggi, che non sia solo fatti, 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 fatti. Bellissimo anche il fatto che Alin dà a Corlys il pugnale che Corlys aveva fatto fare per Luke, e lì proprio pugnalata al cuore, perché dico, oddio santo, cioè no, cioè io vabbè, sarà che poi cioè, i figli di Rhaenyra sono tre patatini, quindi io non ho dovuto conoscere Luke più di tanto per dire che ormai è mio figlio, quindi il fatto che non ci sia più e che ho i rimandi al fatto che ora lui non ci sia più, a me m'ammazza, quindi sì, e vedere che aveva anche fatto questo pensierino per il suo erede e ora l'erede non c'è più, mi ha fatto soffrire nell'anima. Si passa invece ora a vedere la parte dei Verdi, cioè che stanno a fare i Verdi in questo momento qui. Allora, una cosa su cui spingono tantissimo nei primi momenti, insomma, cioè in realtà in tutte le scene dei Verdi in questa puntata, è quanto loro si sentano al sicuro perché hanno Vhagar. Quindi nessuno li potrà attaccare perché hanno Vhagar, tutto andrà bene perché loro hanno Vhagar, hanno il drago più grosso del mondo, quindi anche se dall'altra parte ce n'hanno 7, non mi frega un cazzo perché Vhagar è più figa di tutti, quindi ecco, questo è il mood. In questo momento qui diciamo che i Verdi non sanno esattamente bene come agire, proprio per il fatto che è successo questo increscioso aneddoto, perché non viene fatto passare come un incidente. Si capisce da come Alicent ne parla poi con Otto, il fatto che a quanto pare quello che loro sanno è che Aemon si sia vendicato di Luke perché gli aveva cavato l'occhio, e quindi lui era andato a ricercarlo per ammazzarlo. Quindi in questo momento qui diciamo che loro, come Verdi, sono in una posizione di svantaggio perché abbiamo attaccato per primi. Cioè non solo prima magari, diciamo è la seconda volta che ne attacchiamo per primi, perché la prima volta è stato mettere Aegon sul trono, la seconda volta noi andiamo pure a ammazzar Fio a sta ragazza. E sì, e a quanto pare questa è la versione che sanno tutti. Quindi insomma vediamo che loro stanno cercando di capire come si devono muovere, sapendo che diciamo l'area di violenza è alle porte. Tutti lo sanno, molti vorrebbero evitarlo, ma purtroppo non è così. Viene introdotto in questo momento, insomma in queste scene qui a Prodo del Re, un personaggio che ci tornerà utile, un altro Dragon Seed, che è proprio il caro Hugh Hammer, o anche Hugh di Hammer. Prestate attenzione a questo tizio qui, è così, vi dico solo, prestate attenzione a questo tizio qui. Un'altra cosa appunto, che Larys a quanto pare sta cercando di non solo controllare Alicent sempre di più, e in questo momento proprio l'ha fatto perché le ha tolto quella scusa che le spie dentro al castello erano proprio le domestiche di Alicent, lui ha fatte togliere tutte, cioè una domestica di Alicent, lui le ha fatte morire tutte e ci ha messo donne sue, cosa che mi ha ricordato tantissimo Dito Corto, ma proprio tantissimo, cioè questo è Dito Corto reincarnato, cioè anzi Dito Corto è Larys reincarnato, se no non si spiega, e quindi adesso insomma lui vuole mettere le zampe su Alicent sempre di più. Cosa che infatti cioè, si vede che lei sta soffrendo particolarmente, perché questo è una piaga dell'umanità. Non solo, ma vediamo pure che il suo prossimo piano sembra volersi liberare di Otto. Otto che è comunque molto stimato all'interno della storia, perché comunque è stato il primo cavaliere di 3 re. Quindi insomma uno che ha sto pedigree è già incredibile di suo, e a suo modo riesce ancora a gestire Aegon, questa presenza così inquietante all'interno del loro circondario, che comunque si guarda sempre solo i cazzi suoi e non è, cioè insomma è anche disposto comunque a far del male, è una presenza molto molto inquietante, e soprattutto una presenza che come Dito Corto nessuno si calcola,
perché è una presenza comunque innocua, non ci pensi che possa essere pericoloso, in realtà lo è. Quindi sono molto curiosa di vedere se il suo discorsetto con Aegon sul fatto che c'è Otto che lo vuole controllare, come è riuscito a controllare Viserys, funzionerà. Cosa che secondo me sì, nel senso questo qui potrebbe essere proprio la chiave di volta che fa fare questa decisione di magari togliere Otto dalle balle, per il fatto che tu non soltanto stai dicendo, appunto, mi stai facendo notare quanto Otto avesse potere su mio padre, che era malleabile, ma diciamo che desguincio, mi stai a fare a me e Aegon anche il paragone con mio padre. Sappiamo che Aegon e i paragoni con suo padre non sono proprio, insomma, una cosa positiva, anche se devo dire che le loro cose in comune ce l'hanno. Un'altra cosa importante che ci dà proprio il senso di quello che sta succedendo all'interno è Alicent versus Otto, cioè siamo sempre lì. Alicent comunque è una donna in un mondo di uomini che tendono a ascoltare solo parole di altri uomini. E non solo, ma tu hai comunque all'interno anche due ragazzi giovani che sono Aegon e Aemond, soprattutto Aegon ora ha comunque potere perché è il re, e lei giustamente dice ad Otto: se tu continui a dire, cioè comunque a mettermi in cattiva luce, come ricordando il fatto che non sono andata ad ammazzare Rhaenyra l'altra volta, arriverà il giorno in cui i miei figli non mi daranno retta perché non mi vedono più affidabile. E noi non possiamo permettere che questi facciano come gli pare, perché Aegon è Aegon e Aemond ha appena ammazzato Luke così per sport. E quindi è stato molto interessante vedere questa cosa. Quindi diciamo che lo scenario che si viene a creare in realtà è di una parte nera molto molto emotivamente provata, perché diciamo che sono 15 giorni che prendono solo botte, perché appunto la povera Rhaenyra ha perso il padre, gli hanno fregato il trono, ha perso la Fia e mo pure l'altro fio. Quindi diciamo che dal punto di vista dei neri le stanno a prendere adesso, cioè nel senso all'inizio della guerra siamo quelli che le hanno prese. Invece da quest'altra parte, che vediamo comunque appunto un contesto in cui loro si sentono al sicuro proprio perché esiste Vhagar, e perché non solo chi, cioè anche perché chi cavalca Vhagar è anche considerato tipo il miglior spadaccino che loro hanno, quindi comunque double force, nel senso non è che è tenuto, cioè non è che Vhagar è tenuta da un cretino, li porta comunque a essere una condizione in cui loro si sentono molto al sicuro. Poi il popolo sembra tranquillo, cioè il popolo di Approdo del Re, intendo, sembra sereno, perciò tutto a posto, nel senso per il momento stiamo bene. Ma li vediamo che loro sono molto molto divisi dentro, comunque ci sono delle presenze molto strane. È vero che tra i neri, almeno per me, cioè c'è Daemon che fa sempre un po' il cazzo che gli pare, ma da questa parte siamo a over 9000, cioè veramente siamo tutti molto divisi, nel senso non si capisce che cosa dobbiamo fare. È vero che abbiamo l'obiettivo comune, ma ognuno ci vuole arrivare ai mezzi e ai termini suoi. Alicent ci vuole arrivare in un modo sicuramente più pacifico, Otto ci vuole arrivare in un altro modo, sicuramente più strategico. Poi abbiamo Aemond che invece vuole direttamente atterra tutti, e Aegon che vuole solo vincere, nel senso, quindi va bene così. E quindi, insomma, diciamo che è una situazione diciamo molto precaria a livello di serenità del gruppo. A questo punto vediamo che a Dragonstone fa la sua apparizione la Missaria, cara Missaria, che è scappata da Prato del Re dopo che i Verdi hanno preso il potere, ma Daemon la prende come una traditrice e quindi la chiude in cella. Questo trattamento di Missaria cambierà con l'arrivo di Rhaenyra. Rhaenyra che appunto fa sapere che lei al momento vuole Aemond, quindi fate quello che vi pare, al momento non c'ho la testa, mi devo riprendere, ma una cosa so certa, io voglio far fuori Aemond, perfetto. Questo porterà Daemon a muoversi e tramite l'aiuto di Missaria si mettono in moto tutti gli ingranaggi che ci porteranno all'evento finale di questa puntata, ma ci arriviamo con ordine. Il funerale di Luke, straziante, straziante, quando hanno cominciato a buttare le cose sue dentro al fuoco, straziante.
quando ho visto Rena che piangeva straziante, e anche appunto quando ho visto Joffrey che buttava il cavallino che noi abbiamo visto nella puntata durante il funerale. Di Lena, io niente, ve l'ho detto, io ho perso mio figlio, quindi sono molto triste. Detto ciò, mi è piaciuta un sacco a livello proprio di inquadratura, e questo voglio metterci un attimo la cosa, l'inquadratura di Jace che tiene Joffrey, bellissima. Non lo so, c'è proprio questa, cioè nel senso ti arriva l'emotività del momento e io adoro perché comunque è una saga questa, anche fatta molto di legami familiari, soprattutto quando hai, in questo caso, rapporti così stretti tra figli, fratelli, cosa che mi ricorda molto gli Stark da questo punto di vista. Quindi è una botta forte, insomma, è veramente triste. Come è triste anche il fatto che appunto Rhaena stava piangendo per Luke, perché ti dà il senso del fatto che comunque c'è un rapporto tra di loro, cioè i loro quattro cugini. Non è che solo, vabbè, ci dobbiamo sposare, punto, boh, va, finita. Ma evidentemente, cioè, si vogliono anche bene, nel senso passeranno il tempo insieme. Poi soprattutto Rena, che comunque è cresciuta con Jace e Luke a Dragonstone, diciamo che il momento, l'attaccamento emotivo ce l'ha nei confronti dei cugini, e questo mi è piaciuto tantissimo. Come mi è piaciuto anche quando Jace poco prima va dalla madre per dirgli che è riuscito a mettere dalla parte loro sia la Valle di Arryn che il Nord, intanto mi è piaciuto tantissimo che Bella fosse lì con lui, che l'ha accompagnato, e lei, Madonna quanto mi piace, perché tiene una fierezza proprio nella postura, è regalissima, quindi insomma io mi piace tantissimo. E mi è piaciuto che l'ha accompagnato lei, proprio per sempre far vedere questo sentimento di solidarietà che comunque tra di loro c'è, e di unità, molto bello. Bravissimo l'attore che fa Jace nel momento in cui cerca di tenere duro, quando parlava alla madre di cose da Lord, cercando di fare il suo dovere. Cioè, mantenere e non farmi intaccare perché prima il dovere. Mi è piaciuto molto come l'ha recitata. Poi si sono abbracciati, bellissimo. Quindi, veramente, veramente, recitativamente parlando, bellissimi, bravissimi tutti. Un'altra cosa che mi è piaciuta è stato il parallelismo del funerale di Luke e di Alicent che va a pregare per i suoi morti. Bellissimo anche che ha voluto poi accendere anche la candela per Luke, quindi è una cosa che mi è piaciuta molto. Qui si arriva alla situazione Blood and Cheese, sangue e formaggio. Io li chiamerò Blood and Cheese perché sangue e formaggio mi fa ridere, soprattutto la parola formaggio, quindi Blood and Cheese. Problemi miei, vi preoccupate. In situazione Blood and Cheese. Qui arriviamo, a mio parere, alle note un po' dolenti. Blood è in combutta commissaria. E quindi Daemon, diciamo, si mette d'accordo con lui per mandare lui come sicario per vendicarsi sui Verdi. Qui facciamo la conoscenza poi di Cheese, che appunto è questo tizio che sta nelle fogne della Fortezza Rossa perché cerca i ratti. Tramite questa scusa loro riescono, insomma, entrano nella Fortezza Rossa, seguendo, insomma, l'ordine di Daemon di andare a cercare Aemond. Perché un figlio per un figlio. Qui assistiamo, diciamo, a un duo, Blood and Cheese, che in alcuni casi rasentano un po' l'imbecillità, almeno io l'ho percepita così. Devo dire, insomma, entrano, vanno nelle stanze di Aemond, non trovano Aemond, camminano e invece si trovano Elena, e lì Elena praticamente difende la figlia e gli indica il figlio, e loro uccideranno, insomma, questo bambino. Per quanto riguarda Blood and Cheese, diciamo che secondo me, se tu leggi il libro, hai le aspettative alte per quanto riguarda il gore. Quindi, insomma, io, sapendo com'è nel libro, dove appunto, cioè, ci stanno questi due pazzi sadici che entrano nelle stanze di Alicent, legano Alicent, poi dopo aspettano che arrivi Elena con i figli, poi fanno fuori le guardie di Elena e prendono i due figli maschi, perché nel libro ce ne sono
hanno tre figli, Egon ed Elena, nella serie solo due, prendono i due figli maschi e Elena prima si propone se stessa come sacrificio, ma loro dicono no, serve un figlio per un figlio, quindi uno dei tuoi due figli deve morire, dimmi tu quale. Lei nel libro indica quello piccolo e invece loro uccidono il grande, che è anche insomma l'erede di Egon. Allora, appunto, questo modo io mi piace di più, non vi dico di no, mi piace di più, ma probabilmente perché io lo conosco, perché per esempio io appunto ho avuto questa sensazione mentre guardavo Blood and Cheese, questa situazione di Blood and Cheese, io stavo un po'... Però l'ho guardato io intanto nello stesso momento con mia sorella e la mia amica che abita con noi, loro sconvoltissime, cioè proprio c'erano dentro, veramente sconvolte. Quindi io penso perché le aspettative fossero molto alte e mi sarebbe piaciuto se avessero insomma fatto com'era nel libro. Sì, cioè la cosa che mi ha dato un po' più fastidio è stato... la caratterizzazione di Blood and Cheese, cioè li volevo più cattivi, li volevo più sadici, li volevo così. Quindi quello mi è dispiaciuto molto. Per la questione Elena e la scelta è un problema, ma perché nella serie voi sceneggiatori non avete messo Melor, quindi nel senso non ha senso a livello politico che io cerco di salvare la femmina. Non lo so se loro vogliono caratterizzare comunque Elena, che magari in queste cose non ci pensa, è andata nel panico, ha fatto quello che le hanno chiesto, non lo so. Cioè so che appunto la cosa è che nel libro lei era stata messa davanti alla scelta tra i due maschi, e lei ha provato a salvare l'erede, cosa normale che politicamente si fa, perché se Aegon muore durante la guerra noi l'erede ci serve. In questo caso qui ha maggior ragione, perché loro hanno solo Jaehaerys nella serie. Non hai, raga è bruttissimo quello che sto per dire, però tu non hai il ripiego, cioè non c'hai il piano B a un'eventuale morte dell'erede di Aegon. Quindi secondo me potevano fare la cosa che lei cercava di fregarli indicando la figlia. Quindi diciamo che ci ho sperato, ma poi anche parlando con mia sorella, anche lei infatti diceva, io pensavo che aveva indicato la femmina per fare insomma come per fregarli. Così di per sé non è che mi fa impazzire, ma è la prima puntata. Quindi se in realtà magari questa scelta che lei ha fatto di sacrificare subito Jaehaerys avrà delle ripercussioni magari sulle persone intorno a lei e cosa diranno poi a Elena e anche ripercussioni sul personaggio di Elena stessa, sono disponibilissima a ricredermi. Però a rigor di logica e a quello insomma che anche io credo, se mi immergo in un mondo come quello di A Song of Ice and Fire, sacrificare il maschio e l'erede per la femmina non è proprio una mossa che si faceva. Tutto ciò però non è che voglio buttare proprio tutto, proprio perché dalle persone che hanno guardato con me comunque la scena e che non conoscono Fire and Blood perché non l'hanno letto, non ho avvertito, insomma, cioè ho avvertito comunque stupore, anche disdegno, insomma, per quello che era successo, e anche appunto molto emotivamente colpite da ciò che era successo. Quindi in realtà, diciamo, a me piace di più nel libro, però non è del tutto da buttare. Per me il problema fondamentale di Blood and Cheese non è stata tanto la reazione di Elena, al cui parlerò tra poco. Più che altro è stato il fatto che nel libro l'obiettivo di questo attentato era proprio Jaehaerys, cioè era il figlio di Aegon, perché un figlio per un figlio. Qui invece vogliono andare a cercare Aemond. L'ho trovato poco di impatto per quanto mi riguarda, ma perché intanto mandare due rincoglioniti, perché poi li hanno fatti come due rincoglioniti, a
andà a combattere contro Aemond, che è il, non lo so, sembra che è il top dei guerrieri che c'è a Prato del Re in questo momento. Non lo so, dico, secondo me è un po' azzardato. Ora, io non so se tramite questa cosa loro volevano far capire che Daemon prende molto sotto gamba Aemond, perché se lo prende sotto gamba può anche, cioè, nel senso, posso vedere un pattern. Però diciamo che anche se vedo il pattern, comunque i dubbi su Daemon me li mette, perché dico, quindi tu che cosa mi vuoi far capire? Che appunto è una persona che si crede talmente forte che non prende proprio in considerazione che magari ci possa essere qualcuno che poi può rivaleggiarlo, soprattutto col fatto che comunque Daemon e Aemond sono i due rivali, diciamo. Oppure, cosa mi vuoi far capire, sceneggiatore? Che Daemon è uno che basta che va a fa bordello? Non ho capito, cioè non ho capito, e spero che spieghino Daemon che ragionamento ha fatto, perché se no rischiamo, se loro non lo spiegheranno, si rischia di cadere nell'errore che si faceva sempre col Trono di Spade, cioè loro fanno roba e poi tu fuori devi cercare di agganciare i punti. Io ho alte aspettative perché la prima serie comunque ha spiegato tutto e non c'era niente che era stato lasciato insomma all'interpretazione, quindi io ho alte aspettative. Però spero, cioè, se non spiegano, questo potrebbe essere un problema. Ma secondo me, proprio la brutta cosa di Blood and Cheese è proprio il fatto che tu vai a prendere di mira un bambino innocente, cioè che non c'entra niente. Allora, per quanto riguarda la storia, ha senso, perché se tu stai in guerra, soprattutto di successione, come ho sempre detto in tutti i miei video quando parlo di questa cosa, i primi che perdono la testa sono sempre i maschi. Tutti quanti, tutti i maschi, anche nella vita, proprio nel nostro mondo è così. Per esempio, che ne so, il figlio di Maria Antonietta e di Luigi XVI è morto proprio, cioè è stato ucciso. La figlia fu l'unica a sopravvivere, Maria Teresa. Quindi, comunque si va sempre a cercare il maschio perché tu togli la discendenza maschile, che è quello il problema. Ma non solo quello, secondo me, nella serie. Il fatto che, cioè, il puntare su Aemond toglie molto, questa sorta di ma che te la stai a prendere col bambino? Cioè, te la toglie soprattutto perché se tu fai che Aemond ha ucciso Luke e nella serie appunto mi fai vedere che è stato un incidente, che non è che l'ha fatto apposta, stava a fare il minchione e ha perso il controllo di Vhagar e ha ammazzato Luke. Però torna a casa e mica dice, raga, oh, io ho perso il controllo del drago, ho fatto un casino, o oh, diteglielo, purtroppo ho perso il controllo del drago. No, lui è arrivato a casa facendo, sì, no, io intanto lo volevo ammazzare perché mi ha tolto l'occhio e quindi mi sono vendicato perché sono un bad boy adolescente e quindi lo faccio. Ora sto prendendo in giro, ma in realtà ha senso quel personaggio che faccia così. Quindi col fatto che, cioè, mettiamoci in prospettiva che tu che stai guardando me, che hai guardato anche la serie, no? Cioè, tu pensa che tu sei l'unico in tutta la storia che sa che Luke è morto per un incidente, no? Pensa che impatto brutto vedere Daemon che per vendicarsi di una cosa che allora è arrivata come Aemon l'ha fatta apposta. Tu vai a prendertela col figlio innocente, perché a noi ci hanno tolto un innocente, al figlio innocente di Aegon. Cioè, capito? Nel senso dico, no, raga, è tutto sbagliato, è tutto, cioè, è un grande equivoco, non vi fate del male. E invece no. Invece mi vai a prendere comunque una persona che in realtà si potrebbe difendere, si saprebbe difendere. Cioè, non è una mossa vile, perché tu comunque li stai facendo entrare dei sotterfugio dentro un castello, dove loro si sentono al sicuro, quindi non è che stiamo combattendo ad armi pari, però vuoi mettere andartela a prendere con uno grande rispetto con un bambino?
Cioè, nel senso, secondo me questo è stato il grande problema di Blood and Cheese. Non tanto il gore, perché cioè, quello è anche questione di gusto. Io, per esempio, a me il gore mi piace. Su questa cosa a me piace. Se c'è una scena gore nel libro, mi piace vederla gore anche sulla televisione. Però vabbè, diciamo che la volevi fare un po' più soft, un po' più family friendly, che non è un problema. Ma secondo me il problema è, si pone proprio sul fatto che Damon va a cercare Amond. Secondo me non era necessario e toglie la parte quella tragica di tutta sta faccenda. Cioè, qui sono due vie e dipende dalla prossima puntata come va, me lo spiegheranno, spero. Però, per come sta adesso, possono andare in due vie. Nel senso, se rimane così, che ok, sì, Damon aveva detto di andare a cercare Amond, però loro, Blood and Cheese, gli hanno fatto la domanda che dice, ma se non lo troviamo che facciamo? E c'era quella ripresa, quella dove Damon fa, dove mi fa capire che dico, ok, tu magari hai detto ne trovi un altro. Però, qui, nel senso, se rimane così, nel senso che dici, ok, io volevo lui, ma poi, insomma, non c'era, allora abbiamo preso il piccolo. Non lo so, nel senso, dal punto di vista di Damon, fa sempre parte del fatto che a me Damon è un personaggio che mi confonde. Ora, nel senso, tutti i personaggi sono stati umanizzati rispetto alla loro versione nel libro. Sono molto più avvicinabili, molto più umani. Per esempio, appunto, Rhaenyra non ha ucciso Lenor. Rhaenyra non ha fatto parte di sta cosa qui di andare a ammazzare, cioè di andare a uccidere il figlio di Aegon. Anche Alicent è stata molto ripulita, però non lo so, probabilmente ci faccio più caso perché Damon non mi piace, lo dirò proprio col cuore. Damon a me non mi piace, quindi non riesco a capirlo come personaggio, perché tu comunque sei una persona che ogni volta vuole imporsi su sua moglie, gli ha pure messo le mani al collo l'ultima volta, e poi solo perché lei ti ha detto no, ma io voglio Amond, allora tu vai a fare l'attentato ad Amond. Non lo so, nel senso, se me lo ampliano come discorso nelle prossime puntate ci può anche stare, nel senso, ok, magari è uno, Damon, che se la crede che è meglio di tutti e che ci dovrebbe stare lui sul trono, ma se Rhaenyra gli fa una richiesta, lui non può dire no. Vabbè, io lo trovo un po' cheesy, onestamente, un po' cringino come cosa, perché insomma non mi sembra che Damon sia un personaggio che con i suoi affetti sia proprio affettivo, quindi che lo sia solo con Rhaenyra un po' mi stride, però ci posso stare, cioè nel senso avete voluto dare questo taglio qui, ci può stare. Un'altra cosa su cui appunto ci potrebbe stare è vedere invece le ripercussioni che si avranno nella parte dei Verdi. Perché appunto dico comunque col fatto che tu sei andato a cercare Amond che ha ucciso Luke e a cui Aegon non ha fatto nessuna festa perché ha ucciso Luke, infatti non ha neanche nominata questa cosa, ma abbiamo visto che Aegon è molto legato ai suoi figli, che tu perché hai dovuto far coglione che sei andato ad ammazzare Luke apposta? Poi dopo, mi entrano dentro casa, mi ammazzano mio figlio perché ti trovavano a te. Come la prende Egon? Cioè, come sarà il rapporto tra Egon e Amond? Ecco, allora, se me la butti su questa cosa qui, mi può molto molto interessare. Se no, se rimane così, che non viene esplorato nessun fatto intorno a questa cosa, secondo me hanno rovinato Blood and Cheese. Ora, passiamo appunto ai personaggi. Allora, quello che penso di Damon ve l'ho appena detto, quindi passo avanti. Rhaenyra, appunto, ve l'ho detta. Jace, meraviglioso. Jace, secondo me, è il re che ci meritiamo. Insomma, per adesso va così. Rhaenys, regina di tutti noi, ma voglio spendere un po' di parole per i tre fratelli Targaryen da parte dei Verdi e Alicent. Cominciamo con Alicent. Allora, Alicent abbiamo visto in questo primo episodio che, diciamo, ha cominciato una nuova relazione con Ser Criston Cole. Allora, ho visto molti mixed feelings sulla community, diciamo, per quanto riguarda questa scelta. Io quello che vi posso dire è che, nel senso che Cole era innamorato di Alicent,
si sa da puntata 6 della prima serie, cioè nel senso lui la devozione che ha nei confronti di Alicent, probabilmente anche una devozione, cioè più che amore, probabilmente è devozione, cioè lui col fatto che lei gli ha salvato la vita, gli ha ridato l'onore che lui pensava di aver perso perché si era sentito la puttana di Rhaenyra, in questo momento qui non gli interessa perché lui vuole servire Alicent in ogni modo, insomma, quindi lui ha questa devozione totale nei confronti di Alicent, che ripeto, secondo me appunto non è un sentimento di amore che mai saranno una coppia che dice io amo lui, io amo lei, perché sennò anche qui entriamo un po' nel cringino, eh. Però ho visto tante persone che tipo criticavano Alicent perché dicevano ma dov'è la decenza di cui parlavi tanto, ma dov'è il dovere di cui parlavi tanto? Raga, il dovere e la decenza, Alicent l'ha mantenuta fino alla fine, e alla fine intendo alla fine del suo marito, perché la decenza di cui parla Alicent è la fedeltà a tuo marito, anche se non lo ami. E questo lei l'ha fatto sempre, cioè lei è stata pure l'infermiera di Viserys. E come ci fanno capire nella prima puntata, è la prima scena in cui li vediamo insieme, lei e Cole, è la prima volta che succede, perché infatti lei dice non deve succedere più sta cosa, quindi è stata la prima volta che succede questa cosa. Quindi lei la decenza l'ha mantenuta, lei il suo dovere l'ha fatto. Ora lei è vedova e in questo mondo qui, per le donne, il momento migliore della tua vita era quando tuo marito schioppava, soprattutto se tuo marito tu non lo sopportavi. Perché? Cioè, non solo non lo sopportavi, ma non lo amavi, non era il tuo tipo, magari era anche molto più grande di te, come è successo ad Alicent. Cioè, lei adesso sta vivendo la vida loca, per farvi capire, è il momento suo. Poi Alicent non è una vecchia, ha 35 anni. E anche un'altra cosa che non è indifferente, raga, ha solo visto Viserys. Solo visto quello di Viserys. Ti arriva un baldo giovane che magari ti sconfinferava anche, e adesso tu non devi più tenere nessun, cioè non devi più fare conto a nessuno perché tu sei la regina, la vecchia regina, hai i figli, quindi il tuo dovere l'hai portato a termine. Tu i tuoi doveri, la tua decenza l'hai tenuta. Lei è stata sempre fedele a Viserys, quindi che lei adesso si fa Cole, chiamiamola ricompensa, nel senso. Perché ha avuto la decenza di aspettare che il marito morisse. Marito molto più grande di lei, che lei, insomma, non è che ha mai amato. Quindi, insomma, io posso capire perché lei ci è caduta. E le recriminazioni in realtà non servono, perché se lei ci fosse andata prima, quando c'era Viserys, avevano ragione queste persone che se la prendono qua, Alicent, perché aveva fatto uguale a Rhaenyra, cosa che Alicent imputa a Rhaenyra, cioè tu sei sposata, anche se non ami tuo marito, sti cazzi, non vai a farti il capo della guardia, perché il tuo dovere è stare con tuo marito. Alicent l'ha fatto fino alla fine, è stata moglie, è stata infermiera, tutto gli ha fatto, e ora lei è una donna libera, è vedova. Il suo unico problema è che c'ha Laris adesso intorno, che vorrebbe diventare il suo nuovo marito, penso. O comunque solo farsela, non lo so. Però quindi io in realtà in questa coppia vedo un senso, ha un senso per uno, ha un senso per l'altra. Non è amore, sicuramente, non è una ship, non si può definire tale, però ha senso che sia successo, secondo me. E anche abbastanza presto, perché, raga, i bollenti spiriti li sentiamo tutti, nel senso, se c'è uno che comunque ti attrae e tu non hai più da tenere conto a nessuno, sei una donna single, facciamola così. Quindi lei adesso il suo dovere ce l'ha sui suoi figli, ma mica lei deve essere fedele ai figli, cioè lei deve proteggere i figli. Poi la sua vita sentimentale è su affari di Alicent, non è affare di nessun altro. Passiamo ai figli di Alicent, perché ho sentito anche un po' di persone che si lamentavano su qualcuno. Allora, partiamo da Aegon. Allora, mi è piaciuto moltissimo che abbiano messo che Aegon vuole bene ai suoi figli, cosa che ho apprezzato tantissimo proprio per il fatto del passato che Aegon ha con suo padre. Quindi per me è più che logico che Aegon voglia bene ai suoi figli. Qui però attenzione, non voglio dire che Aegon sia un bravo padre, cioè Aegon non li educa.
Egon non ha assolutamente nessun senso della disciplina, del dovere, è lui il primo a dirlo. E in questa puntata qui si è visto molto quanto lui del dovere, di politica, non ci capisce niente, poverino, cioè è proprio clueless. Con i suoi figli è uguale, cioè lui vuole bene, infatti mi è piaciuto moltissimo che quando è entrato nella sala dove c'era anche... Elena è andato dalla bambina, gli ha fatto tipo così dietro, cioè così sulla testa, e come guardava anche Harris. Mi è piaciuto veramente, veramente molto, perché dà stratificazione al personaggio. Detto ciò, mi fa piacere che non sia diventato improvvisamente uno fissato col dovere, fissato con appunto con dobbiamo avere un'istruzione solida, perché in realtà lui quello che voleva in quel momento, quando porta Jairis nel consiglio ristretto, non è tanto farlo imparare, ma è perché voleva stare un po' col figlio. E il fatto che lasci fare tutto quello che vuole al figlio è proprio il modo di una persona come Egon di far vedere che vuole bene a suo figlio. Detto ciò, non lo sta educando, quindi sicuramente ci sono delle falle in questo piano. Quindi vuole bene ai figli, ma non è un bravo padre, diciamo, non è un padre rigoroso per quanto riguarda il futuro dei suoi figli. Non avendo il senso del dovere, Egon, anche il suo comportamento ha tutto senso, ragazzi, perché... Cioè, io ho letto appunto che sembra, cioè, nella community, molte persone magari dicono, no, sembra rincoglionito. No, raga, allora, Egon non sembra rincoglionito, Egon è, de base, una persona abbastanza rincoglionita. Ma perché su queste cose tecniche, dove tu vieni addestrato tutta la vita, lui se ne è sbattuto il cazzo proprio da sempre, e l'ha detto nella prima serie. Quindi, il fatto che lui, nel momento in cui arrivano le richieste dal popolo... Proprio col cuore in mano, lui fa cose che in realtà umanamente hanno senso, perché appunto dico, ok, ti abbiamo preso le pecore, te le ridò, ma non pensa che effettivamente quelle pecore servono ai draghi loro, che sono indispensabili per la loro guerra, quindi gli deve essere detto. Per altre cose, io per esempio appunto quando dà i soldi a Hugh sono più che d'accordo, nel senso, se tu mi devi creare le balestre, si chiamano balestre? Non credo, forse i tridenti si chiamano, e balestrone, comunque sicuramente lo sapete, ditemelo se ho sbagliato. Cioè, se tu me la devi costruire, ma è ovvio che io ti do i soldi, perché se no come fanno a costruirli, che poi quell'altri hanno pure più draghi. Ora, lui non ha fatto questo discorso, però in realtà il pagare la gente che ti fornisce armi ha ragione, quindi diciamo che non è che ha preso tutte cantonate. Però sicuramente nell'atteggiamento e nel modo di fare è molto laid back, cioè è molto vada come vada, ma perché è il primo che non si rende conto quello che deve fare, non è una persona che ha studiato. Cioè, Aemon e Egon sono persone molto diverse. Aemon, l'abbiamo visto, è molto strategico, cioè è anche molto freddo nelle cose che fa. Invece Egon è molto più passionale, è molto più emotivo. Ora, quindi, in un momento in cui una persona emotiva come Egon, che poi ha il suo carattere e il suo vissuto, una persona come Egon, in un momento in cui si sente in vantaggio, si stravacca, sta tranquillo, perché secondo la concezione di Egon non c'è niente di cui aver paura. Quindi sì, io sto sul trono mentre mi passano quelli davanti. Ah, che poi pure questa cosa qui, scusate, un piccolo inciso. Su Blood and Cheese, cioè che questi vanno in giro per il castello, ha senso, perché hanno un motivo per cui sono lì. E anche perché il castello non è chiuso alle persone. Cioè il castello è aperto a tutti. Quindi chi lavora dentro al castello è un continuo che sta là dentro. Quindi... che loro si vedono passare due tizi con le cose da ratti, soprattutto dopo che Elena ha detto che voleva che i ratti sparissero, è normale, cioè non ci faccio neanche caso, perché non pensi che ti verranno a fare del male in questo modo dentro casa tua. Cioè, Egon si aspettava un attacco di battaglia, cioè un attacco onesto, non si aspettava un attacco di questo tipo. Quindi, ritornando a Egon, mettetemi... nei panni di questa persona qui, comunque una persona emotiva, una persona che si sentiva al sicuro, ti entrano dentro casa, ti imboccano dentro casa, ti ammazzano tuo figlio. Egon è totalmente imprevedibile su questo punto di vista, il che lo rende un personaggio molto interessante a mio parere, perché ora che si incazza veramente, infatti ho visto il trailer della seconda puntata già incazzato,
Cioè, ora che si incazza veramente, è sobotte, perché è vero che Aemond è più tecnicamente bravo, ma secondo me Aegon è più imprevedibile. Invece abbiamo Aemond, tutto quello che abbiamo detto di Aegon lo ribaltiamo. Aemond è proprio il contrario. Aemond è tutta logica, Aemond è tutta strategia, è tutto cosa devo fare, cosa non devo fare. Però il fatto che Aemond, da quello che si è capito, e sicuramente poi nelle prossime puntate lo diranno, penso, più apertamente, cioè Aemond mi fa un sacco ridere questa cosa, perché lui ha preferito, che è interessante dal punto di vista di un personaggio, è molto interessante, lui ha preferito macchiarsi della più grande onta che ci possa stare dentro a Westeros. Cioè il Kingslaying, l'assassinio di congiunti di cui ho parlato nel video di Ramsay, ve lo metto qua sopra, preferisce macchiarsi di questa cosa qui che è aberrante nel mondo di George Martin, è proprio la più grande colpa, rispetto a, onestamente, a dire: raga, io ho perso il controllo di Vhagar. Ma perché perdere il controllo di Vhagar, Aemond non lo può accettare, anche perché Aemond mi sembra una persona molto controllativa. E accettare che non è riuscito a mantenere la sua bestia, che è quello, diciamo, dove tutti hanno le aspettative, sicuramente, insomma, gli ha messo parecchia ansia. Quindi preferisce fare la figura dello stronzo, rispetto a dire: raga, io ho fatto una cazzata, ho fatto una minchiata, è andata così. Questo mi interessa molto per come si evolveranno comunque le situazioni. Soprattutto, appunto, mi piace vedere il rapporto tra Aemond e Aegon. Non lo so, a confronto loro mi piace molto vederli proprio perché sono così diversi, quindi voglio proprio vedere che cosa creeranno con loro, e spero che creeranno comunque delle dinamiche molto molto interessanti. Non vedo l'ora di vederlo. Ah, un'altra cosa che mi è piaciuta molto del fatto che Aemond ha ucciso Luke, e che lui la fa passare come un gesto voluto, mi è piaciuto tantissimo perché si ricollega al libro. Cioè, nel libro non c'è dubbio, cioè viene raccontato da Mushroom che Aemond l'ha fatta apposta. E quindi in realtà ha senso se lui ha raccontato questa storia qui, che poi uno storico vada a scrivere: sì, il principe Aemond l'ha fatta apposta. Quindi in realtà mi è piaciuto molto il link che si fa e che dimostra una cosa che nei libri succede sempre, come le cose che succedono poi traslitterate diventano un'altra cosa e quindi non ti puoi mai fidare di quello che effettivamente è successo. Cosa che mi è piaciuta veramente veramente tanto, questa chicca qui, quindi bravi. Aspettate che non so se mi sono spiegata bene, quello che volevo dire è che in A Song of Ice and Fire le leggende e anche ciò che viene scritto nei libri che sono considerati storici, quindi appunto A World of Ice and Fire, Fire and Blood, sono comunque a libera interpretazione, perché proprio come i nostri libri di storia, tu hai un susseguirsi di fatti e di eventi che sono passati alla storia, ma le persone che poi hanno compiuto questi gesti, queste gesta, non è che le conosci, cioè non viene mai fatto sapere bene magari una persona chi era, e magari a volte viene dipinto anche un tipo di persona diversa da quella che magari era. Due esempi che mi vengono in mente, per esempio appunto Maria Antonietta, per anni considerata, non lo so, la più grande delle snob, che non so, si è fatta, ha fatto tutto lei, è stata tutta colpa sua, per poi scoprire che non era vero. O anche Caterina de' Medici, che la chiamavano anche la Regina Nera perché dicevano che era questa tizia che voleva, praticamente, per, non lo so, i suoi scopi, uccideva tutti, per poi scoprire che probabilmente anche nella notte di San Bartolomeo non c'entrava niente. Quindi, cioè, è sempre tutto a libera interpretazione ed è una cosa molto figa, insomma. Sui personaggi voglio chiudere con Elena. Allora, Elena anche, appunto, l'ho vista molto criticata nella community questi giorni, perché non ha reagito come nel libro. Ora, vi posso dire una cosa: la reazione del libro di Elena è anche la più semplice, cioè Scleri. Invece devo dire che ho trovato molto umano la reazione che lei ha avuto. Cioè, io non lo so se voi nella vostra vita ci avete mai avuto una botta di paura così grossa. Cioè, lei ha fatto una cosa che molte persone emotive
fanno, che però sono persone emotive che non esprimono le loro emozioni. E lei è proprio questo tipo di prompt, cioè lei è questo tipo di personaggio. Non l'abbiamo vista, cioè nel libro Elena non è così. C'ha quest'aura un po' fatata, ma distante comunque, come se vivesse tante cose, ma se le tiene tutte dentro, che ha senso con il suo potere. Ma da una persona così, come l'hanno caratterizzata nella serie, io vedere che lei cade in lacrime, o che appunto comincia a diventare improvvisamente molto loquace, non lo vedo effettivamente veritiero. Quindi, per quanto vi ho detto che come gore, come cosa che succede, come evento, preferisco il libro, capisco quello che hanno deciso di fare nella serie, perché ci sta bene con il personaggio di Elena e come l'hanno caratterizzato. Detto ciò, secondo me è anche importante far vedere che ci sono diversi tipi di persone che reagiscono a traumi in modi diversi. E secondo me il fatto che lei che in realtà succede a un sacco di gente, cioè che tu ti distanzi proprio così tanto dall'accaduto, che prima ti impallini e poi è come se tu non lo hai vissuto, tant'è che infatti quando entra in stanza da sua madre, che vabbè, era occupata a fare altro. Comunque, quando entra in stanza da sua madre, lei dice una cosa che a me mi ha spezzato il cuore, cioè hanno ucciso il bambino. In inglese hanno detto they killed the boy, cioè neanche mio figlio. Quello proprio vi fa capire quanto lei in quel momento lì, per rimanere viva, si è chiusa, cioè si è proprio distanziata dalla situazione. Che succede, raga, succede. E secondo me con un carattere come quello che è Elena succede ancora di più. Quindi in realtà a me la cosa è piaciuta. Un'altra cosa che ho letto, prendo le cose dalle cose che appunto ho letto perché secondo me è importante, anche che non aveva senso che Elena corresse da Alicent invece che da Aegon quando è scappata da Blood and Cheese mentre uccidevano Jaehaerys. Io dissento in realtà. Perché Elena e Aegon non sono una coppia unita, cioè loro a stento si salutano, non si parlano, cioè come li hanno caratterizzati nella serie, non potrebbero essere più distanti. Quindi, nel momento in cui tu non hai un'altra persona, che di solito è il tuo partner, quindi tuo marito, tua moglie, la tua ragazza, il tuo ragazzo. Tu di solito, insomma, quando poi hai il tuo partner, tendi a, mi viene rely on, tendi a cercare lui o lei quando magari appunto sei spaventato, è successo qualcosa, ma perché basi il rapporto su comunque fiducia, sostegno. Ma Elena e Aegon, da quello che abbiamo visto, non si sostengono mai, non si sono mai sostenuti nella prima serie, tant'è che infatti Elena dice che Aegon non le parla neanche e che si vedono solo nel momento in cui lui si deve, cioè lui deve fa la sua pratica, insomma, no? Per il resto loro sono completamente quasi estranei, cioè sono due fratelli che però non vanno d'accordo. E quindi che lei vada a cercare il marito o suo fratello quando è successa una cosa del genere, secondo me no, cioè no, anche perché poi la stanza cioè non è che le stanze sono tutte vicine, e soprattutto le stanze dove loro dormono non stanno vicino alla sala del trono, quindi già il re e la regina stanno in due ale opposte del palazzo, è sempre così. A maggior ragione lei, se si deve prendere la figlia, deve andare nella sala del trono, cioè nel senso diventa più una cosa di Tadash, rispetto a effettivamente una cosa veritiera. Invece, col fatto che va dalla madre, si vede che è proprio quella cosa lì che dice: ho paura, vado da mia madre, cioè è normale. Che è anche la stanza più vicina, abbiamo visto perché deve fare, perché adesso Alicent sta nella stanza di Rhaenyra. Quindi in realtà io ho trovato anche cioè, logico consenso il fatto che lei andasse a cercare la sua mamma in un momento così. Ora mi interessa molto vedere se, siccome anche Alicent nel libro
è diciamo un po' invischiata in Blood and Cheese, se ci sarà qualche altra cosa o se invece si vede subito appunto il giorno dopo e vediamo che cosa succede. Quindi sono molto curiosa. Per concludere, io sono stata contenta come prima puntata. Ho scoperto cose nuove un po' dei personaggi e mi hanno aperto comunque gli interrogativi su cosa potrà andare a succedere, come e come saranno le dinamiche all'interno di ogni gruppo. Detto ciò, l'unico problema per quanto riguarda me è il poco gore che c'è stato in Blood and Cheese, e il problema che appunto cioè questo attentato era volto a uccidere Aemond e non a uccidere uno dei figli di Aegon, è quello che mi ha un po' fatto abbassare un po' magari il tasso di gradimento. Però non sono così fiscale con i cambiamenti, perché è un libro questo che te lo permette. Non è un romanzo, è un libro storico. È anche molto furbo da chi ha voluto fare questo tipo di storia, perché ti dà il modo di poter ampliare e cambiare delle cose, giustificando la cosa che dici, ma poi per gli storici invece è andato in un altro modo, quindi la storia alle generazioni future è arrivata in un altro modo. Quindi sono molto interessata a vedere come anche questa cosa qui, diciamo, influenzerà le caratterizzazioni e ciò che succederà durante la danza dei draghi. Io ho finito di sproloquiare, spero appunto che vi sia piaciuto il video. Non vedo l'ora di conoscere insomma il vostro punto di vista, se è cambiato qualche cosa, se andava benissimo così. Parliamone sotto, avviamo dei dibattiti perché è sempre molto molto interessante. E niente, io quindi vi aspetto la prossima settimana, aspetto dopodomani con trepidazione per vedere la nuova puntata. E niente, quindi ci vediamo sabato prossimo con un nuovo episodio, una nuova recensione di House of the Dragon. Ciao!